Buonasera, ben ritrovati. Di giovedì in giovedì siamo nelle vostre case per dibattere e discutere degli argomenti di cui ci siamo anche occupati nel corso dei nostri telegiornali. E dunque questa sera ci occuperemo di Montevezzi, 30 aprile 2006, 30 aprile 2016, 2 giorni prima, ma comunque siamo lì. In questi 10 anni che cosa è successo? Che cosa abbiamo avuto il piacere di vedere? Che cosa abbiamo sperato insieme agli amici sfollati? E che cosa è stato realizzato o non è ancora da realizzarsi? Allora, innanzitutto incominciamo a dire grazie e a salutare il parterre degli ospiti che stasera ha gradito essere qui con noi. Incominciamo dall'assessore di Ischia, Paolo Ferrandino. Buonasera Paolo. Buonasera a voi e sempre grazie per l'invito. Ben ritrovato. Accanto a Grazie. lui, sindaco dell'epoca, Peppe Brandi. Buonasera Peppe, grazie per aver accettato l'invito a stare con noi Grazie a stasera. voi che vi siete ricordati di me. E c'è poi l'avvocato Giancarlo Manzi. Buonasera Giancarlo, Buonasera. buonasera, grazie Buonasera a per voi e essere con grazie noi per questa sera. l'invito. Poi scopriremo anche il perché della presenza dell'avvocato. L'avvocato, lo diciamo già da adesso, è il difensore della signora Orsola Migliaccio nelle cause che ha con il comune di Ischia. Poi spiegheremo bene i vari punti salienti. Allora, facciamo un passo indietro. Sono immagini che abbiamo visto in questi 10 anni tantissime volte. Le rivediamo solo una parte per puntare, per focalizzare, per puntare l'attenzione sull'argomento. Vediamoci questi telegiornali d'epoca. Valanga di fango travolge un'abitazione ad Ischia, 4 morti, 200 famiglie evacuate, una zona a rischio secondo la Protezione Civile. Buonasera a tutti voi dal TG1. Dunque avete sentito 4 morti, tutti di una stessa famiglia, una decina i feriti e più di 200 famiglie evacuate. E quanto resta dopo una frana che questa mattina ha investito la zona Pilastri di Ischia, una enorme massa di fango provocata dalla pioggia, certo, ma dal dissesto idrogeologico, ha travolto un'abitazione. Un uomo e le sue 3 figlie sono morte, si è salvata la moglie e una nipotina di 3 anni, 9 i feriti. Il cordoglio e la solidarietà del Presidente della Repubblica Ciampi, ma ascoltiamo i servizi dei nostri inviati. Quando l'elicottero dei vigili del fuoco si avvicina all'isola, Ischia è sotto un acquazzone, l'ennesimo rovescio nelle ultime 24 ore. Il fianco del Monte Viezzi, che è parte di un antico cratere, ha 4 giganteschi tagli di color marrone. Sono i canaloni provocati dalle colate di fango che si sono staccate dalla sommità della montagna. Un grande spiazzo è completamente ricoperto da fango e detriti. La casa della famiglia Buono è lì sotto. Per raggiungere il luogo di questo nuovo disastro, sulle cui cause apparentemente naturali ci sarà da discutere, occorre fare un lungo tratto a piedi attraversando giardini e costruzioni realizzate proprio nei canali di sfogo delle acque. Più avanti di così non si può andare, oltre c'è la colata di fango, quella che vedete là in fondo, quel muro bianco e quel che resta della casa di Luigi Buono, dove sono morte le 4 persone. La casa era molto più grande, si estendeva fino a sotto quel canalone scavato dalla colata di fango, tutto il resto è stato travolto, cancellato. Probabilmente alla distruzione del fabbricato hanno contribuito alcuni grandi massi che si trovavano proprio sopra le abitazioni e che hanno terminato la loro corsa più sotto, tra camion e automobili, trascinate dalle colate di acqua e fango. Al capofamiglia è sopravvissuta solo la moglie e una nipotina. I parenti distrutti dal dolore li troviamo a 200-300 metri dove il fango ha esaurito la sua spinta. Frenando una montagna, tutta la montagna. E che vi devo dire, fra? Sono rimasti sotterrati, là stanno sotto terra. E questa era una parte di tutti i telegiornali d'epoca che avevamo assemblato 10 anni fa, ma è quello che basta per ricordarci e riportarci al dolore, alle sensazioni che tutti abbiamo provato, noi ischitani che abbiamo avuto a che fare più o meno in diverso modo con questa tragedia 10 anni fa. E vediamo un attimo il ricordo dei nostri ospiti rispetto a quello che è accaduto 10 anni fa. Paolo, innanzitutto, tu dov'eri quando hai appreso la notizia e che cosa hai provato? Ti abbiamo visto tra l'altro nelle immagini all'epoca, eri proprio lì, quindi. Ero proprio lì e cercavo di guadagnare la strada per arrivare su in cima, pensando di poter portare anche in maniera diretta il soccorso personale e cercare di far sentire la presenza dell'amministrazione. Sono riuscito ad arrivare su in cima. Quando sono arrivato, tutto era già consumato,
Io ho avuto la triste esperienza di trovare tutti e quattro i morti in una loro stanza. E credetemi, è stata un'immagine devastante. Come genitore, come cittadino, come amministratore, è stato qualcosa che mi ha colpito e profondamente ancora c'è dentro quello che è praticamente il senso, la tristezza, il senso di responsabilità che te ne deriva, dice cosa si può fare, cosa si dovrebbe fare per cercare di evitare tutto questo. E uno va avanti pensando sempre a questa immagine con la speranza che non si ripeta più sull'intera isola. E quindi questo è quello che ricordo con grande tristezza ancora oggi, dicendovi appunto e ripetendo che sono stato direttamente sul luogo e credetemi è stato un qualche cosa di devastante. Non per sviare l'attenzione, ma giusto perché lo hai quasi accennato, però di lì a poco, manco 3 anni, e siamo andati a Casamicciola, voglio dire. Sì, quindi... ma l'isola al di là di quello che si diceva, diciamo, è esposta a questi tipi di eventi e fenomeni. È un territorio per la maggior parte boscoso o boschivo, ci sono, diciamo, delle incurie perché molti boschi non vengono curati e vengono abbandonati, il peso degli alberi più l'acqua trattenuta dalle stesse vegetazioni crea dei sovrappesi che la scarpata non può reggere per quel poco di terreno che sulla stessa ha attecchito, quindi è inevitabile che se non si ripristinano quello che erano le situazioni, chiamiamole ambientali, geologiche dell'epoca, anche con una semplice potatura, un taglio decennale, undicennale, così come avveniva per i boschi cedui una volta, noi di fronte a questi fenomeni ce li ritroveremo ancora ripetuti nel tempo e quindi è d'obbligo cercare di fare qualcosa per la manutenzione dei nostri boschi, prevalentemente per la manutenzione dei nostri boschi e per il ripristino dei vecchi alvei dentro cui l'acqua in genere veniva raccolta e smaltita verso valle. Vecchi alvei che i nostri diciamo avi avevano pensato bene di andare a sistemare addirittura con irreggimentazione di muratura per far sì che la lava, l'acqua che scorreva, non erodesse ulteriormente la montagna, per cercare di farli arrivare a valle senza danni ai costoni. Questo a causa dell'abbandono, a causa dell'incuria, perché le persone hanno abbandonato appunto i loro campi e i loro boschi, purtroppo non avviene. Ancora oggi ci troviamo nelle stesse condizioni, è ancora peggio. Peppe Brandi, dicevamo, all'epoca era sindaco di Ischia. Peppe, quando, come ti è arrivata la notizia e qual è stata la reazione? Immagino poi tutto il mondo addosso, no? Perché tutti la volevano dal sindaco, in effetti. Certo. Dunque, i fatti sono questi. Io ho avuto la percezione, quando la domenica mattina alle 8 sono andato a messa da Ischia Ponte, al borgo antico dei Gelsi, dalla confraternita di Santa Maria di Costantinopoli, dove io sono confratello, avevo il telefonino spento perché dovevo andare a messa. Quindi ho visto scendere dal via Michele Mazzelli una fiumana di colore giallastro. Quindi ho pensato, disse a mia moglie, ma qui sarà successo qualche cosa. Ma non pensavo assolutamente che fosse successa una tragedia di quella portata. Al ritorno dalla messa, quindi intorno alle 9 sono andato a casa, delle telefonate, il telefonino acceso, mi sono recato subito in amministrazione, al comune, dove ho ricevuto da parte del prefetto le prime indicazioni, ho dovuto costituire il gruppo di lavoro, i vigili, i consiglieri, gli assessori che stavano intorno a me, insomma tutti quanti, ma antecedentemente, il giorno prima, era successo un fatto premonitore. Io ero andato a Casamicciola Terme insieme a Giovanni Sorrentino e Michele D'Arca a portare le condoglianze all'avvocato Barbieri perché gli era morto il figlio Pompeo con un aneurisma cerebrale. Siccome il figlio era stato anche compagno di scuola di mia figlia Flavia, portavo le condoglianze mie dell'amministrazione, se vogliamo dire così, ma anche familiare di mia figlia. Al ritorno passammo chissà perché per la superstrada invece che per il via di Asolino. Scendeva una fiumana incredibile, all'altezza della villa dei Sena ci fermammo, accostammo perché era spaventoso la caterva di acqua che scendeva e lì io guardai il Montevezzi
E poi disse a Giovanni: speriamo che non succeda niente, come se avessi avuto una premonizione, forse anche a causa delle letture, delle mie letture, perché avendo scartabellato in gioventù un libro dello scienziato Cristoforo Mennella, che si intitolava Ischia, la gemma climatica del Mediterraneo, in questo libro diceva Mennella che quando viene il libeccio sfonda tutte le possibilità delle montagne, eccetera, però quando arriva al Monte Vezzi, in questa conca, questo fatto concavo che ci sta, si ferma là, e la zona più piovosa dell'isola è la zona proprio dell'Arenella dove è successo il fatto. Sarà stata una premonizione, sarà stata quello che sarà stato, di fatto accadde quello che è accaduto. Io l'indomani mattina mi sono trovata con questo mondo addosso, poi indipendentemente dalla tragedia umana, eccetera, poi ci sta questo sciacallaggio, i telegiornali che venivano, i giornalisti che avevano un unico obiettivo, quello di parlare dell'abusivismo di Ischia, che lì non c'entrava nulla, perché nemmeno un comodo rurale era stato costruito in quella zona, quindi è impossibile tra l'altro farlo. Eppure i giornalisti, tra l'altro quelli del TG3, Genocchetti, eccetera, io poi dovetti alzare la voce, fui costretto ad alzare la voce nei suoi confronti, non si parlava dell'abusivismo, perché tutto dipendeva dall'abusivismo, trovare il capro espiatorio nell'abusivismo, che non c'entrava niente. E quindi poi i problemi successivi, questo è successo il 30 di aprile, poi nei mesi di maggio, giugno e luglio, fin quando ne siamo rimasti in carica, abbiamo dovuto mettere in campo una serie di opzioni, di proposte, di finanziamenti, insomma abbiamo dovuto far fronte alle prime difficoltà, a trovare una casa, insomma un'accoglienza, poi c'è la zona rossa. E io devo dire adesso, con il senno di poi, che ci districammo bene, insomma facemmo una bella figura come amministrazione, ma anche la cittadinanza, i cittadini, ci fu una partecipazione corale. Io ricordo ancora il mio intervento all'interno del palazzetto dello sport, che fu salutato da un applauso scrosciante, perché toccai proprio le vene, toccai il cuore della gente. E devo ringraziare Bernardo De Bernardinis, che faceva parte del gruppo di lavoro dell'allora Bertolazzi, l'allora capo della protezione civile, perché Bernardo De Bernardinis in 2 giorni costituì l'ossatura che interveniva in tutti i settori, e chiarì anche alla magistratura e alla stampa, ai giornali, eccetera, che lì c'era la tragedia, l'evento naturale, non c'era nessuna intervento dell'uomo che aveva favorito, accelerato una simile catastrofe. Tanto è vero che la magistratura, nei miei confronti, quindi nei confronti dell'amministrazione che io guidavo, ha emise nessun provvedimento, mentre in altre parti d'Italia, tipo per esempio a Sarno, il sindaco fu accusato di delitto colposo e dovette naturalmente poi difendersi, eccetera. Tant'è vero che il sindaco mi chiamò e disse: io ho tutti gli atti, ma io ero convinto di questo. Poi la disponibilità che nei confronti della magistratura di aprire tutte, perché la magistratura voleva sapere l'abusivismo di quella zona, che cosa c'era, eccetera. E misi in campo tutte le risorse che avevo in amministrazione, e anche in quell'occasione, come in tante altre occasioni, uscimmo a testa alta anche da questo punto di vista. Avvocato Manzi, la notizia quando ti colse? Io stavo sul traghetto, stavo quella mattina andando a Napoli, col primo traghetto della Caremar all'epoca, mi pare 7:15, alle 7, non ricordo bene. E arrivai a Napoli, dove mi raggiunse la telefonata, mi sembra, di mia moglie, e mi disse: guarda, è successo questo a Ischia, scendendo al porto di Napoli vidi che c'erano le auto dei pompieri e stavano praticamente requisendo tutti i traghetti e stavano ritornando. A questo punto decisi di rimanere sul traghetto e tornai a Ischia nuovamente. Ah, quindi ritornasti anche tu? I miei impegni furono rimandati e a quel punto preferì tornare ad Ischia. Quindi poi, arrivato ad Ischia, che aria hai trovato ad Ischia? Ho trovato un'aria di grande sgomento, innanzitutto, di una situazione che sembra essere sfuggita un po' di mano, insomma.
e questa situazione abbastanza grave con queste persone che erano decedute sotto sta frana, insomma, la questione fu abbastanza toccante. Le testimonianze di chi c'è stato, le testimonianze dei soccorritori, abbiamo parlato dei vigili del fuoco, abbiamo parlato dei vari volontari, abbiamo parlato del 118, tanti sanitari e parasanitari che sono intervenuti. Noi ne abbiamo colto un paio di testimonianze che sono state raccolte l'anno scorso quando in piazzetta San Girolamo è stata aperta una lapide, è stata scoperta una lapide in ricordo di questa vicenda. Vediamoci queste testimonianze. Ci siamo trovati che stava scendendo l'ultima valanga di fango e detriti e l'elicottero da sopra ci voleva avvisare che ci stava sto pericolo. Ma figuratevi in quel momento con il fango che ci arrivava sulle ginocchia, cosa potevate immaginare quello che c'era. Siamo riusciti a salvarci e il dottor Vito, che è rimasto impigliato vicino a un albero, grazie a noi che siamo riusciti a liberarlo e a mantenerlo, se no veniva trascinato da questa valanga così tremenda. La testimonianza più toccante è stata senz'altro quella della dottoressa Di Scala del 118, che quel giorno si recò a Montevezzi per prestare i primi soccorsi, ignara di trovare senza vita tre bambine, di cui era stata la pediatra. Ma voglio ricordare Anna, Giulia, Maria, perché sono stata la loro pediatra. E quindi sono accorsa col 118, ma quando ho saputo che era loro, la foga di arrivare sul posto era maggiore. E soprattutto voglio ricordare anche la figura del papà, che io ho conosciuto non solo come papà tenero e affettuoso, ma come uno zio magnifico, premuroso e come un uomo di grandissimo cuore. Bene, queste erano alcune testimonianze, ripeto, ne abbiamo preso poche perché le altre sono state già viste e riviste in questi ultimi 10 anni, ne abbiamo riviste le testimonianze che sono passate attraverso i telegiornali, eccetera. Adesso ci fermiamo per la pubblicità perché poi dobbiamo parlare della protagonista Ursula Migliaccio, che è rimasta, la sua impressione, la sua sensazione, ma non solo, ecco, che cosa ha vissuto e come ha vissuto questi 10 anni. Lo vediamo tra poco con i nostri ospiti, subito dopo la pubblicità. Salvato Elettrodomestici, partner gruppo Trilox The Family Store. Tanti prodotti, sempre all'avanguardia, sempre a prezzi super scontati. Ampia scelta per televisori e smart TV. Le ultime novità per smartphone e tablet, computer, stampanti e periferiche per uffici e per lo studio. Grandi elettrodomestici di ogni marca e misura, piccoli elettrodomestici e tanti accessori. Macchine fotografiche. Da Salvato trovi tutti i prodotti che cerchi, al prezzo più conveniente e con rate personalizzate. Siamo ad Ischia, in via Traversa Giambattista Vico numero 12. Salvato Elettrodomestici. Altro che saldi, prezzi senza paragoni. Ritrova la tua immagine ora, puoi. Bijou Style, il rimedio alla calvizie. Il nostro è un centro specializzato per protesi fisse, parrucche, rinfoltimenti, trattamenti tricologici, prodotti dermatologicamente testati, interventi personalizzati. Le nostre protesi sono realizzate con capelli veri. Potrai tagliarli, lavarli, asciugarli, andare al mare o in piscina senza problemi. Tornerai ad avere la sensazione dei tuoi capelli. Uomo, donna, abbiamo i capelli che ti mancano. Protesi fisse a partire da 450 euro. Massima riservatezza. Bijou Style. A Forio, Panza, in via Madonna delle Grazie. Telefona per informazioni al numero 347 1888 571. Bijou Style. Migliora la tua vita. Se cerchi le soluzioni per realizzare i tuoi sogni, scegli un asso. Scegli Associazione Contro Soffittature. Rendi i tuoi ambienti più accoglienti, più belli, più vivibili. Le tue idee diventano realtà con archi e volte in erbo metal a cura di Edil Barbato Raucci. E con Poliedrico Ischia il tuo spazio prende forma. Il polistirolo è l'ideale per l'edilizia, cappotti termici e cornicioni, allestimento negozi e reparti termali. Ogni prodotto è realizzato ad Ischia su misura per te. Al fianco di architetti, geometri, decoratori, imprese edili, Poliedrico Ischia. E per restauri ricostruttivi e conservativi, scegli Mattera Stucchi. Soluzioni in cartongesso ad alta prestazione, acustica, idrorepellente ed antincendio. Operai qualificati realizzeranno i tuoi sogni.
Associazione Contro Soffittature. Edil Barbato Raucci, Poliedrico Ischia e Matte Rastucchi. Il tuo asso nella manica. Prisma Forniture, attrezzature ed arredamenti. Da oltre 20 anni leader nel settore turistico alberghiero. Realizziamo arredamenti su misura per bar, pasticcerie, gelaterie, supermercati. Attrezziamo cucine per alberghi, ristoranti, comunità ed impianti di lavanderia. Disponiamo delle migliori marche nel settore. Miele Professional ed Angelo Po Grandi Cucine. Con personale specializzato, vi seguiamo dalla progettazione al collaudo e vi garantiamo un'assistenza seria nel post vendita. Vasta gamma di macchine professionali per ogni esigenza. La tua azienda ha bisogno di competenza e professionalità. Prisma Forniture, un partner affidabile al tuo fianco. Ascomcom Commercio Isola d'Ischia, una realtà al servizio delle aziende. Associarsi conviene. Ecco alcuni servizi offerti ai nostri associati. Corsi di formazione professionale per titolari, amministratori, legali rappresentanti e dipendenti. Agevolazioni bancarie ed assicurative con i principali istituti nazionali ed internazionali. Sconti presso aziende e negozi convenzionati. Sconti particolari su veicoli commerciali aziendali. Riduzione tassa SIAE fino al 30%. Ascom Confcommercio Isola d'Ischia. Uniti per crescere. Dunque, dicevamo i protagonisti di Montevezzi, ne abbiamo citati e visti alcuni, non poteva mancare in questa nostra trasmissione Orsola Migliaccio. La nostra collega Mirna Mancini lo scorso anno è andata a trovarla lì presso i container, dove ha raccontato le sensazioni, le impressioni di quello che aveva provato, ecco appunto, nel 2006. Vediamoci questo servizio. Che cosa successe quella mattina? Lei che cosa si ricorda? Io capisco che per lei sono dei ricordi spiacevoli, che fanno male, che fanno dolore. È una cosa bruttissima. All'improvviso ho sentito un boato di volare il tetto della casa. Ho visto di volare e stringere vicino alla parete del letto. Poi non ho capito niente. Si è riparata sotto il letto? No. Sono venuta con spinta con la terra, i mattoni, spinta e faccio una parete del muro. Lei non ha capito quello che stava succedendo? No, ho detto solo lui e poi non ho capito niente più. Ho pensato magari che fosse un terremoto? Pensavo di sì. Beh, poi vedendo volare io il solaio della casa ho capito a quel momento è la fine. E quindi ha pensato di essere morta, sì. Poi non ricorda più niente. A quel momento poi non mi sono ricordata niente, poi ho passato un po' di tempo, ho sentito mia nipota Stella che mi chiamava, mamma, e facevo chiama papà, chiama nonno per far sentire che noi erano ancora vivi. E poi a quel momento pensavo ai figli miei, cercavo di chiamare i figli miei, a mio marito. Tutto il tempo. Stava bloccata vicino al muro? Sì, è bloccato con le mani così, con la testa così. Non si poteva muovere? No. Quindi lei pensava di essersi fatta male solo lei? Sì, mi sono fatto male alle gambe. Quindi lei ha chiamato? Pensavo che i figli miei non c'erano più. E che cosa è successo? Insomma, ha chiamato, poi che è successo? Ho chiamato per la costella per far rivenire, per non la far spaventare, perché giustamente a lei sentivo. Stavo in contatto con lei, distante. E poi? E poi, penso 2 ore, 3 ore, sono venuti i soccorsi a scavare, hanno preso prima Stella. E quindi lei, insomma, ha visto questi uomini che entravano in casa, lei era cosciente a quel punto? La casa non c'era più, c'era solo fango e terra e mattone, pietre grandi che c'era. Ma fino a quel punto, insomma, lei era rimasta sveglia? Sì, non ho capito niente, però. Quando anche sono uscita sotto le macerie non ho capito niente. C'aveva i piedi sul braccio di mio marito, sentivo i battiti di mio marito, faceva lui, cerca ce la fa. Poi all'improvviso non ce l'ha fatta, era capito che mio marito non ce l'era fatta. Però pensavo che i miei figli si erano salvati.
Allora, lei praticamente quando si è stata buttata contro il muro dalla frana si trovava da sola in questa stanza oppure c'era? C'era io e mio marito siamo a letto con la bambina nella culla. Durante quel tempo lei ha percepito il corpo di suo marito? Sì, ho sentito i battiti di mio marito che era ancora vivo. Quindi era ancora vivo e stava sepolto sotto le macerie? Sì, lui sì. E lei non poteva fare niente? Non potevo fare niente perché c'avevo tutti i mattoni, il fango, le pietre, non mi potevo muovere. Quindi quando sono arrivati i soccorritori che cosa è successo? Hanno preso prima a Stella, poi hanno preso a Luigi, poi hanno preso a me. Però io avevo tutte e due le gambe fatto male. E quello che mi ricordo, quando ho uscito da sotto quella frana, ho visto la stanzetta dei miei bambini, non c'era più. E a quel punto, insomma, lei ha cominciato a sentire una certa ansia per la sorte dei suoi figli? Dolore che io non ho visto i miei figli, perché poi quando mi hanno messo con Barbarella, facevo curriti, adappi i creature, adappi i bambini, adappi i bambini. Quando ha saputo? Quando ho saputo che non c'erano più. L'ho saputo all'ospedale, penso a pomeriggio. Lei per tutto il tempo ha sperato che non fosse così? No, perché mi dicevano che stavano giù, a pronto soccorso, gli stanno curando, non ti preoccupare, stanno bene. E se, facevo Luigi però non ce l'ha fatto, Poi pomeriggio è venuta mia cognata, c'è lì da Giarisci una cosa. Dice che le creature sono andate con il padre, non ci sono più, poi non ho capito niente più. La sua vita è proprio stata spazzata via con quella frana? Sì. Come si vive con questo peso? Male, perché i miei figli lo pensano tutti i santi giorni. Io se sto da sola e ci parlo con loro. C'ho foto per tutte le parti, da San Zilio. Come si chiamavano? La grande si chiamava Anna Maria e Giulia e mio marito Luigi. Come tutte le mamme lei avrà pensato molto spesso era meglio che morivo io? Sì, l'ho detto, sì. Ho cercato due o tre volte, per me volevo morire anche io. A volte io sono andata solo a montagna, volevo un'antenna o un burrone. Lei è mai tornata a Montevezzi? Sì, io ci vado, perché là c'ho un giardino con le fotografie dei bambini che io vado a pulire, ci porto i fiori, sì, io ci vado. Ci va, insomma, la conforta questo fatto di tornare lì? Sì, perché là sono scomparsi i miei figli e io ci vado sempre, anche che tengo la forza ci vado sempre. E da quando è successo il dramma, poi dopo quanto tempo lei è andata a vedere questa, diciamo, distruzione di tutta quella che era non solo la sua casa, ma tutta la zona? Saranno 2 o 3 mesi, 4 mesi. Che cosa ha pensato? È un macello, non si capiva niente. Ma adesso andiamo oltre il ricordo e cerchiamo di capire ad oggi che cosa è successo, cosa è stato fatto, cosa si poteva fare, che cosa si farà. Riprendiamo con l'avvocato Giancarlo Manzi. Allora diciamo, avvocato, chiaramente lei difende la signora Migliaccio in una causa. Ecco, com'è nata? Qual è il procedimento penale di cui stiamo parlando? Stiamo parlando di un procedimento civile di risarcimento danni attualmente pendente innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, perché la sentenza, il primo grado, fu rigettato dal Tribunale Sezionale di Ischia, ma c'erano ampi motivi per ricorrere in appello, cosa che è stata fatta. Insomma, cosa vi basate, se si può dire? Sì, no, lo si può dire. Il ricorso è stato proposto, la citazione è stata proposta contro il Comune di Ischia e contro la Regione Campania. A nostro avviso, ci sono delle gravi responsabilità da parte delle amministrazioni per i fatti che si sono verificati su Montevezzi, anche antecedenti al fatto in sé. Perché per esempio è del tutto inattuato il piano di assetto idrogeologico che fu fatto dopo la tragedia di Sarno, del 1980, mi ricordo quando, 88, 87. E le prescrizioni del piano
che io sappia ancora oggi sono rimasti del tutto inattuate, per cui secondo me ci sono dei profili di responsabilità al vaglio della Corte d'Appello di Napoli, vedremo loro come valuteranno le eccezioni che abbiamo sollevato. Un risarcimento che voi avete quantificato? All'epoca fu una cosa difficile, forse la cosa più difficile della causa, perché io mi sono sempre chiesto, quando feci questa questione, quanto vale la vita umana. Ed è la cosa un po' che ci siamo chiesti tutti. Ed è stata una cosa, è stata una cosa angosciante, perché valutare una persona, anche se ci sono dei parametri da parte della giurisprudenza che in questo periodo si è formata, ma è sempre difficile valutare quanto vale una persona. Per cui penso che il profilo più difficile sia stato proprio la valutazione dei danni, che comunque all'epoca, se ricordo bene, fu valutato in circa 33 milioni di euro, qualcosa del genere. Euro in più, euro in meno, 31-33 milioni di euro. Adesso il prossimo appuntamento quando sarà? Il prossimo appuntamento ci sarà il 30 di novembre, anche alla Corte d'Appello, dove saranno rassegnate, se speriamo, le conclusioni, e quindi portiamo a compimento questo procedimento, vediamo che sviluppo avrà. Invece il precedente giudizio in primo grado quando c'è stato? È stato rigettato con una sentenza che io non esito a definire eccessivamente frettolosa, una sentenza del 2006 fatta in soli 10 giorni, dopodiché il giudice dell'epoca se preferì andare in ferie e quindi fece frettolosamente a mio avviso. Quindi proprio 2006, stesso anno, stessa cosa? Il 2006, no, la causa, no, il 2012, chiedo scusa. Ecco, no, volevo ben chiedo dire, scusa, 2012. Mi sembrava un po' troppo veloce. No, 2012, ho letto... Non solo, ma visto l'argomento mi sembrava oltremodo sei anni è stato il primo grado di giudizio, 4 il secondo, e una CTU che, ci tengo a dirlo, è favorevole alla signora Ursula. Che cosa significa per i non addetti ai lavori CTU? Che cioè, praticamente nel corso della causa fu chiesto e ottenuto un perito di ufficio, la nomina di un perito di ufficio che verificasse le inadempienze che denunciavamo con l'atto di citazione. E il CTU confermò tutte le inadempienze denunciate. La cosa sorprendente è che il giudice ritenne, a suo insindacabile giudizio, che poiché la signora si trovava in una zona dove la casa non doveva esserci, ecco, per questo motivo non poteva avere alcun tipo di tutela. Invece, sbagliando clamorosamente, perché la casa dei coniugi Buono Migliaccio era sotto condono e si aspettava, cioè la sentenza del TAR, che sospese l'ordine di abbattimento proprio in attesa delle pratiche di condono che non vennero mai, e parliamo di una sentenza del 1988. Quindi ci riferiamo ad uno dei primi condoni, insomma, non esattamente il primo condono, probabilmente. Esattamente. Quindi di fronte a quello invece il giudice ha deciso diversamente. Ma io ho pensato sempre che preferì fare un po' come Ponzio Pilato, secondo me. Questa è l'impressione che ho sempre avuto della questione, anche perché l'entità del risarcimento era enorme. Per cui o ci dava ragione e ci liquidava quella somma, o ci dava torto e se ne usciva così, salomonicamente. Oddio, comune e regione chiamati ad assolvere in solido poi sui 33 milioni di euro. Esattamente. Entrambi per quanto riguarda la mancata attuazione del piano di assetto idrogeologico, che comunque era legge dello Stato, per cui doveva essere attuata, deve essere attuata in ogni caso. Peppe Brandi, tu sei stato sindaco in questa circostanza. Quanto responsabile ti senti rispetto a questi 33 milioni quanto di euro? È stato? Non ho quanto ti senti responsabile rispetto a questa cosa della mancata attuazione del piano di cui sopra? Mi sento responsabile nella misura in cui i fondi, perché vedi, il problema non è mettere l'assetto del territorio, siamo tutti quanti d'accordo, quello che ha detto
l'avvocato Manzi e la Palissiana, è chiarissimo, ed era chiarissimo anche per noi. Il problema è la disponibilità finanziaria, perché certamente non lo possiamo fare con fondi nostri, devono arrivare i fondi, perché la Regione, oltre a dire che bisogna mettere l'assetto, il territorio, imbrigliare, tutte le cose, deve trovare la risorsa finanziaria, la misura finanziaria che ci mette nella condizione di poter operare. Le cosiddette leggi manifeste sono, le delibere manifeste, come sono le delibere della Regione Campania, sono delibere, diciamo, che sono appese, perché non ci sta il corollario finanziario intorno, perché senza i denari non si può fare alcunché. È vero che bisogna mettere il territorio in ordine, tutto quello che vuoi, e non è il nostro solamente quello di Ischia o la zona di Montevezzi, Piano Liguori, eccetera, ma in tutta l'isola occorrono decine, centinaia di milioni di euro che oggi nessuna regione, ma nemmeno lo Stato è in grado di fare. Quindi non mi sento responsabile proprio di niente. Tanto è vero che quando poi qualche giorno dopo accadde che un masso si abbatté sul ristorante a San Pancrazio, se vi ricordate, sì, poi esatto, il ristorante fu chiuso, eccetera, eccetera. Io per quel masso che aveva sfiorato una pietruzza, aveva sfiorato una bagnante, ebbi un avviso di garanzia per non delitto colposo, perché non c'era scappato in moto, ma per come si può dire, quando tentato omicidio, e lì era stato fatto l'intervento a spese dei privati, quando gli alpinisti, che erano proprio specialisti nel rimettere in pristino le zone scoscese, quindi far precipitare, ma avevano già lavorato precedentemente, negli anni, due anni precedenti, avevano svolto un'attività molto importante in quella direzione. Ma nemmeno lì c'era una responsabilità diretta dell'amministrazione, perché un conto è dire che cosa bisogna fare e un altro conto è trovare le risorse finanziarie per mettere in condizione l'amministrazione di operare, perché nessuno di noi con i fondi a disposizione è tanto sciocco da lasciarli deperire i fondi e non attivare le misure che vengono cautelari, che vengono di cautela, che vengono richieste. Quindi nessuna responsabilità, anzi io nei confronti sia della signora sia della famiglia, nei tre mesi che mi restarono poi di amministrazione, mi mise a disposizione per trovare delle soluzioni. Tant'è vero che i villari vennero da me, io li invitai a affittare quella zona per poter mettere i container, dove ancora oggi, dopo 10 anni, vivono all'interno di questi container, e poi degli appartamenti per altri. Per cui, diciamo, noi abbiamo fatto il nostro dovere fino in fondo. Poi, se c'è una responsabilità che viene riconosciuta dall'organo preposto alla magistratura, bisogna pure vedere poi in che conti, perché pure noi quando abbiamo fatto l'esproprio delle Prenite c'era una responsabilità, ma poi alla fine è stato lo Stato che si è accollato l'onore degli espropri, perché poi noi abbiamo lavorato per il paese, per la gente, non è che abbiamo fatto delle operazioni individuali. Quindi nessuna, non mi sento responsabile di alcunché, anzi forse meritevole, insieme agli amici che mi sostenevano in quell'amministrazione, assessore e consigliere, con i quali avevo un rapporto dialettico anche piuttosto vivace, però quando si arrivava alla resa dei conti li trovavo sempre a disposizione. E in quei 3 mesi noi ci battemmo come leoni, tant'è vero che quando Bassolini venne per 2 volte sul comune per trovare delle soluzioni, la seconda volta insieme a Bertolazzi, io parlai chiaro e tondo: se non ci sono i finanziamenti, io avevo trovato già le soluzioni, 3.000 metri di terreno a Campagnano e 3.000 metri di terreno a Sant'Antuono, la disponibilità a cederla dei singoli proprietari, dovevano solo mettere a disposizione 10 milioni di euro per poter costruire 14 appartamenti che poi sarebbero stati dati. Questo qui è l'ultimo atto che io consegnai a futura memoria al commissario, che poi venne all'inizio di agosto, e poi alle amministrazioni successive. Io poi di quello che è accaduto non posso dirvi niente, sarà Paolo indubbiamente che vi darà delle risposte. Però alla domanda secca che tu mi hai fatto, io non solo non mi sento responsabile in prima persona e con il gruppo di lavoro, ma anzi, perché poi dovremmo andare anche indietro,
come si fa in genere a scalare nelle situazioni politiche imbrogliate, come si dice, che cosa ha fatto l'amministrazione precedente alla mia e quella precedente all'altra, quindi andiamo con le pieghe delle coperte, arriviamo alla fine della seconda guerra mondiale, poi probabilmente da lì in poi sono successi tutti i guai che sono successi. Paolo, intanto però 33 milioni, se si viene condannati bisogna pagarli. Io credo che l'obiettivo dell'indennizzo sia sbagliato, questo non faccio l'avvocato, faccio il tecnico, quindi, perché in genere se da un muro di contenimento di casa mia, tanto per dire, cade una pietra su qualcuno, io credo che chi è che viene chiamato a risponderne non è il comune, ma vengo chiamato io a rispondere perché sono proprietario di quella pietra che stava nel mio muro di contenimento. E do la disponibilità di quell'immobile, quindi sono io che praticamente sono vivo. Quindi in questa logica, adesso non voglio buttare la responsabilità su quelli che sono i proprietari dei suoli da cui poi la frana si è staccata, ma fino ad oggi non li ho sentito mai nominare, né questi stessi si preoccupano di andare a ripristinare quanto possibile quello che sono i costoni, perlomeno per alleggerirli di tutto quello che sono le presenze ingombranti e pesanti. Quindi da questo punto di vista io non dico, credo che non ci sarà una causa che va nella direzione della speranza dell'avvocato e della signora Ursula. Questo mi dispiace, ma se in questo senso viene intesa la responsabilità della Regione Campania, che come diceva Peppe, fanno gli annunci, fanno i piani e non mettono a disposizione le risorse per poterli attuare, è lì viene individuata la responsabilità, io ritengo che a questo punto si possa anche dare ristoro alla signora Ursula che tanto danno ha avuto sotto l'aspetto fisico, morale, familiare, che non è cosa da poco. Però diciamo chi vivrà vedrà, se e come succederanno queste evenienze si dovranno affrontare, volenti o nolenti, così come è successo, diceva prima Peppino Brandi, per le Pinete Villari, che si erano espropriate con un prezzo di mercato che era di 8.000 lire, poi praticamente si era cambiata la legge e si dovevano pagare gli espropri secondo quello che era il prezzo di mercato corrente, non quello che prevedevano le tabelle di esproprio. E quindi si è arrivato a dover pagare ai Villari 250.000 lire al metro quadrato. E quindi lì poi ci pensò, per fortuna. Ci sono voluti i miliardi poi, miliardi, quasi 80 miliardi di lire. Ci sono voluti, per fortuna lo Stato se ne è fatto carico perché ha riconosciuto che praticamente doveva integrare quello che erano le cifre che il Comune pensava di dover spendere con le differenze che erano necessarie, perché intanto il provvedimento legislativo era stato fatto nel mentre il Comune di Ischia già era partito con la norma certo. precedente. E quindi ci siamo trovati con la fortunosa evenienza che lo Stato si è assunto l'onere di pagare una gran parte di questi danari che si sono spesi per poter sottrarre il verde a speculazione e conservarlo per il nostro paese e per le nostre future generazioni. E quindi questa è la situazione che obiettivamente io vedo possibile come scenario futuro. Però ecco, ci sono stati dei progetti, ci sono stati degli interventi, ci sono delle progettazioni per la messa in sicurezza, per la sistemazione. Noi ne parliamo tra poco, perché tra l'altro abbiamo sentito il dirigente dell'ufficio tecnico Silvano Arcamone, ne riparliamo poi anche con Paolo Ferrandino, che è ferrato in materia, soprattutto per quanto riguarda bontà vostra. La questione, voglio dire, professionale, poi non so se nella delega all'ambiente è compreso anche quello che stiamo dicendo stasera, visto che oggi sono state distribuite le deleghe, quindi credo che adesso si può lavorare tranquillamente, meglio di come non si è fatto finora, no Paolo? Ognuno ha il suo carico bello specifico. Io, con molta franchezza, io spero di poterlo fare, di poter dare un'accelerata a tutta questa vicenda, poi ne parliamo appena dopo, così esatto. come tu dicevi. Allora, diamoci da pubblicità, dopodiché Silvano Arcamone, e riprendiamo il giro con Paolo Ferrandino, a tra poco. Rendi il tuo ambiente più sano. Rivolgiti ad AgriGarden, specialista in farmagraria e fornitissimo in prodotti per il verde. AgriGarden effettua trattamenti di disinfestazione e deratizzazione.
Non perdere tempo. È ora il momento di intervenire contro topi, ratti, arvicole, blatte, zanzare, formiche, mosche ed insetti vari. Preventivi personalizzati sul posto. Chiamaci 081 98 20 07 e 380 73 93 275. Ti risponderanno i nostri esperti, coordinati dal dottor Giovanni Di Meglio. Siamo in via Michele Mazzella, ad Ischia. Un ambiente salubre ti aiuta a vivere meglio. AgriGarden, soluzioni per il verde. Alma Lava Ischia. Forniture per alberghi, ristoranti, bar. Alma Lava Ischia effettua il ritiro e la riconsegna dei capi a domicilio. Alma Lava Ischia, esperienza e qualità al servizio dell'ospitalità ischitana. Alma Lava Ischia ad Ischia. Telefono 081 90 56 43. Alma Lava Ischia, la convenienza di scegliere i professionisti del settore. Super prezzi imbattibili da Di Iorio Elettrodomestici. iPhone 6S 16 GB a 699 euro. Pacchetto promo volantino frigo più lavatrice a 355,99 euro. TV LED 39 pollici Siyong 239 euro. Lavatrice 6 kg Dicom 184 euro. Piano cottura 60 cm Ignis 99 euro. Forno inox 60 cm Ignis ventilato classe A 199 euro. Lavastoviglie in casa Candy, classe A+, 249 euro. Clima 9000 BTU, inverter, caldo freddo, classe A+, AA, 349 euro. Di Iorio Elettrodomestici, centro team. Vieni a Piedimonte, Barano e trovi i super prezzi imbattibili di Iorio Elettrodomestici, dove il meglio costa meno. Centro Medico Aragonese, la fisioterapia per la tua salute. Laser ad alta potenza, Tecar, SIT, riabilitazione ortopedica, neurologica, posturale ed elettroterapia. Siamo in grado di ridurre un'infiammazione, togliere il dolore, migliorare il movimento articolare, abbreviare i tempi di recupero motorio. Grazie alla pedana a proprio ecettiva Tecnobody, curiamo le patologie di anca, ginocchio, tibiotarsiche, lesioni meniscali, trauma della caviglia, soprattutto nel periodo post-operatorio. Ginnastica correttiva per bambini, ginnastica posturale per adulti e Pilates. Siamo in via Giambattista Vico, ad Ischia Ponte, Centro Medico Aragonese. Per il tuo corpo, per la tua salute. Valgri, lo specialista do pienolo. Distributore ufficiale La Raspata, specialisti del buono. Continuiamo allora a parlare di Montevezzi 10 anni dopo. Quali progetti, che possibilità di interventi, che cosa si è pensato di fare? Lo abbiamo chiesto all'architetto Silvano Arcamone, che è il dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Ischia. Sentiamo. 30 aprile 2016, Montevezzi 10 anni dopo. Lavori da farsi. A che punto siamo, architetto? Ricordiamo un po' come stanno le cose. A seguito di quell'evento tragico, con tutte le conseguenze che ci sono state, la Regione Campania, tramite l'Arcadis, in qualche modo attivò tutta una serie di iniziative tese a mitigare il rischio che c'è sulla zona. Da lì è venuto fuori un piano speditivo che in qualche modo gestisce il rischio. E poi sono venuti fuori tre progetti fondamentali, due sulla zona e un altro per trovare l'alloggio alle famiglie che purtroppo si sono dovute allontanare da quella zona e non sono potute più rientrare.
E questi progetti hanno tre storie diverse. Il progetto di Via Renella è un progetto che ha acquisito tutti i pareri, la conferenza dei servizi si è chiusa favorevolmente ed era proprio prossimo per la pubblicazione del bando di gara, tant'è vero che il bando di gara è anche pronto, solo che, come è noto, dal 18 aprile è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti, per cui tutti i bandi non pubblicati prima di quella data vanno pubblicati secondo i criteri e secondo naturalmente i riferimenti normativi del nuovo codice degli appalti, per cui adesso loro devono fare sostanzialmente un coordinamento tra il vecchio codice e il nuovo codice e attualizzare il bando e quindi pubblicarlo. E quindi diciamo che su questa procedura io credo nel giro di un mese dovrebbe uscire il bando di gara e quindi ragionevolmente dopo l'estate, per il prossimo inverno, dovrebbero iniziare i lavori. Che tipo di opere sono queste? Sono opere di canalizzazione delle acque e ricordiamo che sono opere che non risolvono del tutto il problema nella zona, ma naturalmente ne mitigano il rischio. Poi abbiamo il problema legato invece a Traversa Mirabella, anche lì c'è un progetto in stato avanzato, la conferenza dei servizi è stata espletata e adesso praticamente si stanno perfezionando tutti gli atti finalizzati ad alcuni espropri che vanno fatti, perché ci sono delle aree che sono sottoposte ad esproprio in quanto il progetto prevede dei lievi ampliamenti anche per consentire le vie di fuga degli abitanti della zona. Quindi questo prevede che si andrà a breve in consiglio comunale, poi questo attraverso una variante del piano regolatore che appunto apporrà il vincolo preordinato all'esproprio, gli atti saranno inviati alla provincia e poi ci sarà l'approvazione definitiva in consiglio comunale. C'è poi la parte relativa alle case, gli abitanti dai container gridano ancora vendetta. Eh sì, purtroppo il problema delle abitazioni è forse quello ancora più difficile da portare a compimento, perché lì abbiamo un progetto, l'Arcadis ha un progetto definitivo ed è pronta per andare in conferenza di servizi. C'è un ultimo problema legato al diritto di superficie sull'area dove è stato progettato, che era l'unico lotto dove poteva essere realizzata questa nuova opera di edilizia economica e popolare lì a Campagnano, dove abbiamo le case popolari. C'era un lotto dove era prevista una casa popolare che non era mai stata realizzata e quindi in quella zona fu individuato l'area di sedime dove poter realizzare le abitazioni per gli sfollati di Montevezzi, come vengono detti. E lì però vi è un diritto di superficie concesso a una cooperativa e quindi si sta cercando di risolvere questo problema di carattere burocratico per poter poi consentire all'Arcadis di andare in conferenza di servizi, acquisire i pareri e quindi andare in gara. Quindi per quest'ultimo punto i tempi quali potrebbero essere? Per questo ultimo punto io penso che i tempi naturalmente sono più lunghi rispetto agli altri. È chiaro che dipende dalla risoluzione di questo aspetto burocratico. Nel momento in cui viene risolto, poi ci sono i tempi della conferenza dei servizi che possono essere di 6 mesi, come un'opera del genere più o meno prevede, e poi ci sono i tempi della gara e quindi stiamo parlando che se tutto va bene i lavori potrebbero iniziare tra un anno. Dunque, tre punti fondamentali per riassumere. Paolo Ferrandino, allora, da dove vogliamo cominciare? Innanzitutto bisogna cercare di far capire bene che tutte queste attività ci vedono partecipi ma non ci vedono protagonisti, certo. Perché un protagonista per prima era il commissario di governo, poi c'è l'Arcadis oggi, che è quella stessa che doveva realizzare il depuratore a San Pietro. Quindi... Altrimenti avrei già detto, Paolo, 10 anni. D'accordo. 10 anni sono troppi. Questa è la situazione reale, cioè noi purtroppo sul nostro territorio non riusciamo ad essere i destinatari dei finanziamenti per andare a realizzare quanto serve realmente, ma dipendiamo spesso da enti terzi che la nostra realtà la vivono diciamo alla lontana, quindi mentre noi la soffriamo intimamente, loro la vedono con un occhio disincantato, burocratico, come si può dire. Bene, due progetti, così come diceva Silvana, dovrebbero essere di immediata attuazione, però
Voi pensate a una montagna del genere, immaginate che tipo di intervento si dovrebbe fare per mettere in sicurezza. Voi muraglione di contenimento impossibile a farsi, voi ingegneria naturalistica con pali radici che vanno a fermare con altre attività quello che possono essere lo scivolamento dei terreni. Nulla di tutto questo è previsto, ma è prevista una specie di realizzazione di diga che convogli le acque verso dei bacini che dovrebbero in qualche modo rallentarne la discesa, se non addirittura fermarla nel caso in cui si dovesse verificare questo tipo di situazione, con una canalizzazione di acque che dovrebbe essere portata fino a sopra l'arenella dove c'è sta la nostra stazione di raccolta dei rifiuti solidi organici. L'altra è quella di creare delle vie di fughe adeguate, che se scatta un allarme si ha la possibilità di poter facilmente defluire da quelle zone che comunque, al di là di quello che sono state l'unghiata, quindi la specificità, la particolarità di quello che sono le frane, diciamo tutta la zona, bene o male, è compresa in quello che potrebbe essere questo rischio idrogeologico. Quindi è necessario creare delle vie di fuga per permettere lo sfollamento in caso di necessità a tutti quelli che quelle zone da tempo abitano. Per le case, che è l'aspetto più delicato, l'iter era quasi arrivato al suo compimento. È partito nel 2010 con quello che era stato la delibera di Consiglio Comunale, poi è stato portato nuovamente in Consiglio Comunale per la localizzazione, poi è stato portato al Genio Civile, poi è stato portato alla Sovrintendenza. Tutto l'iter è completo. Oggi Silvano diceva è nato un problema per quanto riguarda questo diritto di superficie. La titolarità di quell'area, questo diritto di superficie, perché all'epoca, quando si facevano le 167, l'area necessaria per poter realizzare quei lotti si dava proprio come diritto di superficie alle cooperative, che in quella zona in particolare non l'hanno ancora riscattata, quindi di fatto non è ancora stata pagata al Comune, quindi il Comune credo che non abbia grandi difficoltà a poter provvedere a recuperare la completa disponibilità di quell'area e permettere la realizzazione di questi 19 alloggi per, lo sappiamo tutti, per una cifra di circa 3.800.000 euro, quindi 19 alloggi sono tanti, più di quanto effettivamente necessitano, ma comunque sarebbe veramente bello poterli andare a realizzare e risolvere finalmente le aspettative di queste persone che da lì sono state sfollate. Con la delega che mi dicevi è stata assegnata, io vengo messo nella piena, diciamo, possibilità di andare a bussare lì dove è necessario, di andare a chiedere lì dove si dovrebbero ottenere tutto quanto serve per poter portare a compimento queste opere. Quello che si è fatto fino ad oggi è tanto, manca poco, e non vorrei prendermi il merito di tutto poi alla fine, manca poco per poter realizzare, ma quel poco è come di quando ci si infila sempre più in una strettoia. L'ultimo metro. L'ultimo metro diventa difficoltoso poterlo passare, ci si incastra dentro e bisogna trovare la spinta giusta per poter superare anche questo. Credo che l'amministrazione tutta in questo senso sia impegnato e credo che non mi lasceranno solo in questa avventura, ma tutti quanti parteciperanno affinché la cosa venga portata a buon fine con tutti gli altri provvedimenti necessari per la bisogna. Speriamo di poter avere al più presto, allora di qui a qualche mese, qualche buona notizia. Non continuare a piangerci addosso, voglio dire. Questo è importante e me lo auguro di potervela portare, perché alla fine un amministratore, l'unico cosa, quello che si porta a casa è la soddisfazione di aver fatto qualcosa, niente altro. Peppe Brandi, allora commissario di governo, Arcadis, questi enti con i quali bisogna avere a che fare e che spesso hanno i loro tempi e ci hanno proprio dimenticati, o no? Io l'Arcadis, quando è che state costituiti? 2014. Quindi io con l'Arcadis non hai mai avuto mai sentito nominanze, guardavo così per carpire qualche notizia questo foglio che c'ha Paolo, quindi non so. Il problema di fondo è uno solo, vedi, a me lei. E io lo dico non per difendere l'amministrazione attuale, ma per difendere l'amministrazione pubblica in genere, che la realizzazione di un'opera pubblica equivale ad un percorso di guerra, mine antiuomo, mine anticarro, agguati, cecchini dappertutto. Non si riesce, e tu immagini che per quanto riguarda il depuratore di San Pietro, quando io sono diventato sindaco, con gli amministratori, i colleghi di giunta, siamo stati ricevuti da Bassolino. Io pubblicamente ringraziai Bassolino perché
nonostante che la mia amministrazione fosse di colore politico diverso dal suo, noi eravamo di centrodestra, gli riconobbi questo fatto e lui disse: indipendentemente dal fatto che voi siete di centrodestra e questo finanziamento è partito con un'amministrazione di centro-sinistra, perché fu Telese, il sindaco Telese, Luigi Telese, che volle iniziare questa operazione, noi la proseguimmo. Trovammo un amministratore, il governatore della regione Campania, il quale non solo era sensibile al problema, ma poi riteneva che un'opera pubblica deve essere compiuta per poter dare poi la possibilità ai comuni di Barano ed Ischia, che noi siamo in simbiosi per quanto riguarda il depuratore di San Pietro, di poter completare l'opera, anche perché poi diciamo la civiltà di un paese si misura proprio dalle opere pubbliche, soprattutto dalle opere fognarie, perché se noi non troviamo una soluzione definitiva per il deflusso delle acque reflue, anche piovane, ma soprattutto delle acque reflue, insomma delle acque che devono essere riportate al di fuori dei centri abitati, eccetera, noi non possiamo dirci un paese civile. Eppure, se non sbaglio, quella gara di 20 milioni di euro, perché erano 20 milioni, cioè 40 miliardi delle vecchie lire, fu svolta, eccetera, la vinse un consorzio di imprese, un consorzio, cioè 1, 2, 3, 4, 5 imprese che insieme in forma consortile praticamente si presentavano e vinsero la gara. Poi è fallito il consorzio di imprese. Cioè noi ci troviamo di fronte a certi fatti incredibili, incredibili. Non è il privato cittadino che apre un'attività commerciale, non riesce a mandarla a effetto e quindi fallisce. No, falliscono un consorzio di imprese, ma tutto quello che ne deriva. Noi siamo partiti 10 anni fa, nel 2006, con la firma presso l'assessorato della Regione Campania, ma soprattutto presso la Presidenza, dell'atto definitivo. In 10 anni praticamente si sono fatte una serie di lavori, non è stato completato alcunché. Quando la mia amministrazione smise di poter operare nel 2006, noi avevamo avuto un altro finanziamento di 10 milioni di euro per il parcheggio pluripiano all'imbocco della galleria della variante Isola Verde. 10 milioni di euro, sono passati 10 anni, io ho chiesto anche all'amministrazione così, senza mire diciamo contestatorie, ma la situazione com'è, e mi hanno detto che ci sono state le autorizzazioni, sono tornato indietro, poi c'è stato il bando di gara, la gara è stata assegnata, poi è stata annullata perché la ditta che l'aveva vinta, San Cipriano d'Aversa, San Sebastiano, insomma uno di questi comuni chiacchierati, la ditta che aveva vinto la gara era in odore di santità e quindi bisognava eliminare, quindi rifare la gara, la vince la stessa ditta che aveva perso. Insomma, le opere pubbliche in Italia per poterle fare c'è bisogno solo di Renzi, il quale va in diventa senza essere eletto Presidente del Consiglio dei Ministri e dice che completerà, anzi inaugurerà la Salerno-Reggio Calabria, e se lui ha questa capacità venisse a Ischia a fare il sindaco per un paio di mesi, così ci risolve il depuratore, ci risolve le fogne, ci risolve i parcheggi pluripiani, ci risolve tutte le opere, perché le opere, per completare un'opera pubblica in Italia c'è bisogno o di un magistrato come la buonanima di Mino Palmeri, che divenne per un'estate pretore a Ischia in 448 minacciando, come sapeva fare lui, cioè più che minacciando, facendo sentire il tintinnio delle manette a chi di dovere, mise in campo tre o quattro opere pubbliche e le completò nel giro di 3 o 4 mesi, per dire che quando si vogliono fare cose si possono fare, ma con i tempi dell'amministrazione ordinaria il percorso di guerra fa fallire ogni buona iniziativa, ogni buona volontà. Un ottimo assist, no, Avvocato Manzi, praticamente. Io vorrei fare innanzitutto un passo indietro, vorrei dire che qua il grosso problema non è l'entità di un risarcimento, ma secondo me il primo obiettivo cui stiamo tendendo è quello dell'accertamento, per rendere giustizia a quelle persone che sono decedute. Devo essere sincero, all'epoca quando si ebbe notizia di questa della
che si era avanzata la richiesta di risarcimento, sorprese un po' questa cosa. Devo essere sincero. La richiesta di risarcimento, diciamo, è l'epilogo di tutta questa vicenda, non è il tema centrale della questione, che secondo me è e resta invece l'accertamento di una responsabilità che secondo me va effettivamente inquadrata da parte della magistratura, perché che siano 110, 20, 30, questo poi si vedrà, non è quello che a me interessa fondamentalmente, ma soprattutto è capire se in tutto questo periodo che c'è stato dai piani di assetto idrogeologico poi alla vicenda di Montevezzi ci siano delle responsabilità così come sono state individuate sia nell'atto di citazione e poi successivamente nell'atto di appello riaffermate. Per cui secondo me il problema di tutta la questione è innanzitutto vedere se effettivamente in capo a certe situazioni che sono state individuate effettivamente ci sono delle responsabilità ben precise e a cui ascrivere questi decessi e questa situazione un po' paradossale, perché sostanzialmente se si va a vedere anche quella che è stata l'iter dei piani di intervento, come diceva il dottor Bandi precedentemente, si va a vedere che magari alcune opere non venivano fatte in favore per esempio di altre, come ho detto in citazione, il ripascimento degli arenili, cioè mentre cadevano delle cose si facevano in spiagge o si facevano altre cose. Ah, è citato nel... Sì, sì. Nella è stato descritto, guardate che qua per esempio la Regione Campania ha fatto degli interventi invece di attuare il piano di assetto idrogeologico, poi lo valuteremo insomma. E quindi evitando, comunque contenendo un pericolo che poteva essere... Altrimenti probabilmente l'Ischia Ponte sarebbe a mare, la strada che va verso Casamiccio non esisterebbe più e tutto il resto. Non so se protezione, tutte quelle opere di scogliere, di protezione più che di ripascimento. Che sì, sono se ricordo bene, io pensavo direttamente ai ponti. No, se ricordo bene il piano che ho letto poi, i piani di intervento, c'era proprio ripascimento degli arenili. Non proprio. Però con quale funzione di ripascimento? Non solo per la fruizione estiva, dobbiamo andare a vedere, insomma. Ma anche, come diceva Paolo, di contenimento e di sostegno. Ma me l'auguro, insomma. Però ecco, un ripascimento per Montevezzi non era pensabile, anzi, bisognava intervenire in maniera diversa, no? Quindi, Ma sicuramente i piani di assetto idrogeologico prevedevano per le aree rosse alcune tipologie di intervento ben precise, che secondo me quella non zona rossa state... come è iscritta anche questa di Montevezzi, no? Anche sì, Montevezzi. No, quella è zona proprio zona rossa, che poi c'è un assurdo che per esempio il giudice primo grado ha dichiarato la casa dei coniugi Buono Migliaccio abusiva quando proprio immediatamente dopo c'è il compattatore dei rifiuti, anch'esso a zona, attualmente in zona rossa. Quindi che, non, è che non c'è criterio, ecco perché ci sono certe cose che mi piacerebbe che la Corte d'Appello andasse a verificare e andasse a precisarmi quei punti, perché a me, ripeto, l'entità del risarcimento è la parte finale di un processo logico ricostruttivo che tende più o meno ad accertare quelle che sono le responsabilità dei singoli enti. Certo, perché altrimenti visto così com'è il risarcimento diventa una cosa un po' più strumentale. Diventa strumentale, a me non interessa questa cosa, a me interessa sapere effettivamente se ciò che è stato denunciato negli atti giuridici ha un fondamento, a me quello interessa. Poi il risarcimento è conseguenziale, ripeto, è un punto finale, un punto d'arrivo. Poi se hanno 10, 20, 30, stiamo parlando di numeri, non stiamo parlando di... L'importante è far arrivare un principio. Avere certezza di quello che effettivamente è successo e dare dignità e giustizia alle persone che sono decedute. Bene, noi dicevamo prima gli ospitanti, gli sfollati, gli ospitanti dei container. Noi siamo stati ieri mattina a far visita a qualcuno di loro lì a Via Foschini,
proprio perché di loro dobbiamo parlare, di loro tra poco parleremo ancora in maniera più approfondita rispetto anche alla situazione delle case da realizzarsi in quel di Campagnano. Vediamoci questo servizio. Siamo al quartiere dei container, come lo hanno definito ormai tutti, 30 aprile 2006, 10 anni fa. Signor Migliaccio, che cosa è successo 10 anni fa? A 10 anni non becco mai a nessuno, candino. Sono tutti i container per d'acqua e tutto parte. Ho fatto la domanda al comune e il comune se ne è fregato. Ognuno poi mi è andato pure il comune fra 4 o 5 giorni. Sono passati 5 mesi e non becco a nessuno. Problematiche principali, mi dicevate prima qualcosa alla... I scaldabagni se ne stanno carendo la tour e acqua che non botta, acqua caura, a me scarfango la cucina per ce l'avamo e se la posso io andare a Marete, siamo inguaiati, Quanti siete? E famiglie, noi, io e 6 o 7 persone, insomma, a Caiallo. Con i più piccoli quanti anni hanno? Sono 10 anni, il più piccolo. Ma ci sono anche altri? Sì, sì, sì. In tutta il quartiere quant'è? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sì. 6 famiglie rosse. Come ti spiego? Siamo famiglie rosse comunque. Con padre, figli dei figli? Stanno qua. Intanto si mi ha abbandonato. Poi una volta si chiede a YouTube lo che è tuo comune. Manca per la capa, se ne frega che poi te. Un figlio di campone là, è così netto, YouTube. Insomma, che cosa c'è da chiedere ad oggi al comune? Una cazzo. Non è, questo è il provvisore, 2 o 3 anni. Ma insomma, 10 anni. Chissà che morimo, caccio viene un appiglio, perché ognuno se ne vuole, i soldi della regione ha mandato, il comune si ha mangiato. Intanto se ne è andato Campone. Sì, così è una rita, è morto Campone. Un altro battagliero delle battaglie della... Mi dispiace a me, è troppo. Ma anche abitava qua Campone? Sì, sta dietro alle spalle mie. Ma troppo, qua ognuno, chi lo caccia fanno morire? Perché chi lo se ne fotte? La regione manda i soldi per congire i contatti, a manutenzione, se mangia, e che non pide mai a nessuno. E ma noi, poti mio, sempre un comune, sono chiuso 10 volte, ma chi lo se ne fotte? Sì, ne rimane lì, e tu hai bisogno, io non pego mai a nessuno. E la signora Ursula come sta? Non lo so, ma è solo da là, non lo so. No, come sta, come vive queste cose? Sempre dico noi, so. E penso che può fare la casa purezza. E il comune tiene tanto a casa. Se vuole essere una casa, però... A poi si spende 100 milioni all'anno a cantina per da villa. Vedo a 10 anni quanta sorte sono. E sono fatte 3 palazzi di casa popolare. Oh no! Voi siete mai più ritornato lì su a Montevezzi? No. Non siete più andato? No. A vedere? Sì, ma mio figlio, ma però... ainda giù di messaggio, hanno cacciato. Non lo so come... Come sta così è rimasto. Paolo Ferrandino, allora, immagini così, le abbiamo viste, cioè, abbiamo ascoltato. Queste sono immagini che dispiace vedere... dispiace che una situazione del genere ancora praticamente stia senza soluzione. Per quello che riguarda la possibilità di intervento da parte del Comune, per quello che sono le risorse disponibili, quanto serve per garantire il minimo, senz'altro viene fatto, ma oltre potrebbe essere una distrazione di fondi, per quanto poi voi possiate dire si tratta di un'azione di generosità o civile nei riguardi di questa gente. Bisogna comunque stare molto attenti quando si vanno a intervenire in determinate situazioni. I fondi ci sono, perlomeno ci dovrebbero essere alla Regione,
non li ha mai avuti il Comune, nulla ha potuto spendere. In tal senso tutto quanto ha fatto fin oggi fa parte del bilancio comunale, quindi non ci sono risorse sprecate, sperperate, diversamente destinate. Vedo che si possa, e credo che si possa ancora fare qualche cosa cercando di mandare la nostra manutenzione ogni tanto a fare un giro per cercare di rattoppare dove è possibile quanto rattoppare. Uno scaldabagni che perde acqua, certo, o non questo, fa, in questo acqua senso, senz'altro. Adesso abbiamo visto dei fili elettrici in particolare. Sto vedendo, sicuramente da domani mi attiverò o ci attiveremo come amministrazione affinché certe criticità vengano immediatamente affrontate. Anzi, ti ringraziamo di questo perché ci hai dato lo spunto per cercare di lo stimolo per intervenire quanto prima. Ecco, però fermo restando l'intervento massimo, che è quello di arrivare a Campagnano il prima possibile. Ma noi abbiamo già detto prima, senz'altro faremo tutto quanto possibile, perché è impossibile che a Ischia, ed è ingiusto che a Ischia ci siano ancora delle situazioni del genere, perché, come dire, bisogna comunque prestare la massima attenzione ai più disagiati e quindi ai meno fortunati, e in tale direzione noi sicuramente ci muoveremo. Hai sentito, ha detto che non è stato più a Montevezzi da quel giorno. Questo l'ho sentito, e questo evidentemente ha lasciato un trauma tale che non gli consente più di ritornare sulla zona, una paura indescrivibile, ma soprattutto il dispiacere di vedere quel luogo dove sono morti probabilmente i suoi nipoti e i suoi cognati. E capiamo umanamente questa situazione. Sotto il profilo amministrativo, ripeto, faremo quanto possibile per accelerare al massimo la definizione dell'iter della costruzione delle case. Per quanto riguarda il resto, faremo il possibile per ridare dignità, la minima funzionalità, la dignità possibile a questi luoghi. Peppe Brandi, allora, 10 anni di container. 10 anni di container. Io l'anno scorso ho incontrato la signora Lina, che stava lavorando a Fiaiano, presso una struttura in allevamento di conigli, e mi disse che c'era questo problema, che però in linea di massima loro potevano anche considerarsi fortunati, nel senso che stavano insieme, vicini, si potevano dare una mano, si potevano insomma aiutare l'uno con l'altro, però il problema di fondo, mi diceva lei, era proprio questo, cioè l'aspettativa della casa è il bene primario. Poi noi sappiamo pure che quando furono delineate le zone, la zona verde, la zona gialla e la zona rossa prevedeva che praticamente 14 famiglie venivano sgombrate. Io non credo che tutte e 14 lo siano, qualcuno probabilmente è entrata, sarà abusivamente lì dentro, quindi queste sono le cose italiane. Doveva funzionare l'allarme che doveva dare la possibilità di sgombrare rapidamente, quindi una specie di, sì, come dire, di aggeggio che doveva misurare la quantità pluviometrica e quindi dire adesso dovete andare via dalle case. Doveva funzionare, funzionò per qualche mese. Io andai con Bernardo De Bernardinis proprio nel mese all'inizio di luglio, allora mi fece vedere quando doveva scattare, scattava una sirena, cioè, poi tutto questo è saltato, non c'è più niente. Quindi 10 anni di container, 10 anni di container, addossare le colpe è difficile, perché poi qui ci sta sempre una somma di responsabilità, perché si parte dal basso e si arriva sempre verso l'alto. Non è che ci sta l'amministrazione pubblica non ha fatto niente, oppure la regione non ha fatto niente, ci sono una serie di step, una serie di passaggi che bisogna fare. Certamente quando noi abbiamo dato il via per i container verso all'inizio di agosto, ci fu il fitto dei terreni dei villari all'amministrazione, quindi all'ente pubblico, eccetera, era questa intesa come una situazione interlocutoria che doveva durare lo spazio di un mattino, doveva durare un anno, massimo 2 anni. Poi le cose sono cambiate, intanto viene un commissario prefettizio, il quale naturalmente più che mandare avanti gli atti cerca di fare l'ovvio, quindi si perde un anno per questo. Poi naturalmente devi recuperare con la nuova amministrazione tutti i tempi percorsi. Poi ci sono le priorità, poi ci sono le incombenze, poi ci sono le cose che non sono previste, le imprevedibilità, e allora naturalmente ci sta questo. Certo, io sono convinto che non si arriverà a breve, perché
mettiamo pure per ipotesi, che i fondi stanno lì, non si sono deperiti, che sono stati spostati, mettiamo per ipotesi che abbiamo tutta la progettazione, eccetera, l'acquisto dei terreni, poi bisogna costruire, quindi ci vogliono ancora almeno un paio d'anni. Io mi auguro, se fossero solo un paio d'anni, io metterei la firma io per loro, e probabilmente anche loro, ma credo, sono scettico da questo punto di vista per le motivazioni che ho detto anzi precedentemente, perché le opere pubbliche, insomma, il vecchio concetto di Giuseppe Dascia nella storia dice, quando diceva delle cose di tutti nessuno se ne cura, qua il problema è questo qua, ci sono delle cose di tutti e purtroppo le amministrazioni pubbliche di qualsiasi colore esse siano hanno tante altre cose da fare, tante altre incombenze, probabilmente pensano all'image da mandare avanti e non alle strutture, a concepire diciamo, un Ischia, un'isola strutturalmente dotata, e quindi naturalmente ci sarà questa difficoltà. Io che ti devo dire? Purtroppo non sono in amministrazione da 10 anni, dal 2006 festeggio i 10 anni, voi in questa occasione io festeggio i 10 anni lontani dalla politica e mi hanno fatto oltremodo bene, perché come vedi sto in perfetta efficienza, in perfetta forma, sono amabile nella discussione, scrivo, leggo, faccio il bio aspirante contadino Salvatore, quindi voglio dire... Questi 10 anni sono serviti a me per ripulirmi dalle scorie della politica. Purtroppo, a fronte mio, che in perfetta efficienza, ci stanno queste famiglie di amici che poi conosco. Perché poi, tra le altre cose, quando mi incontrano, pensano sempre che uno ha la possibilità di intervento. Allora io lo dissi anche alla signora Lina. Il mio intervento c'è, lo posso anche svolgere, ma non può andare oltre una telefonata a Paolo Ferrandino, oppure al sindaco, o al vice sindaco, a Silvano Arcamone, per dire le cose come stanno, vogliamo dare una spinta, ma insomma non ho questa possibilità. Però ho dato anche loro una speranza, perché se hanno tirato 10 anni possono tirare ancora un paio d'anni, sempre che in questi paio d'anni, assumendo anche per buone le buone intenzioni di Paolo a nome suo e a nome dell'amministrazione, si possa mandare avanti questo problema con un disegno generale, organico ed armonico che preveda finalmente una dignitosa abitazione a questi nostri concittadini. Avvocato, allora vita da container in 10 anni? Un dilemma. Ma speriamo che adesso con la Corte d'Appello, diciamo, questa storia possa comunque finire, avere un epilogo positivo, mi auguro, e quindi queste persone possano in qualche modo anche avere un riconoscimento, un risarcimento per quanto subito, insomma. Però il fatto in sé dell'abitazione e il container purtroppo esula da quelle che sono le mie competenze specifiche, umanamente sono dispiaciuto, però adesso io posso solo seguire il corso della giustizia, come andrà, come si evolverà. Fino a novembre quindi dobbiamo soltanto attendere, non ci possono essere ulteriori... Assolutamente no, ci potrà essere, almeno sotto il profilo giuridico. No. Né una iniziativa adiuvandum, così, no, non si può fare nulla. Allo Stato non si deve andare avanti da sé. Si deve aspettare adesso la conclusione del giudizio di appello. Novembre, dicevo. A novembre, il 30 novembre ci sarà. Poi scatteranno i termini e se in quella sede si rassegneranno le conclusioni, quindi poi ci saranno i tempi tecnici per il deposito di conclusionali memorie e altri 60 giorni per il collegio per decidere su questo. E siamo arrivati all'anno nuovo. Siamo arrivati sicuramente all'anno nuovo, anche febbraio, siamo arrivati al mese di febbraio 2013, 2017. Quindi... Voglio dire, abbiamo iniziato il 2000? Il 2006, iniziamo, sì, il 2006. Direttamente nel 2006, 2012 il primo step, 2017, se Dio vuole, la conclusione in un senso o nell'altro della vertenza. Esattamente. Allora ci fermiamo per l'ultima pubblicità, torneremo per tirare le somme di questa nostra trasmissione che, insomma, volge ormai al suo traguardo, perlomeno per questa sera. A tra poco.
Prisma Forniture, attrezzature ed arredamenti. Da oltre 20 anni leader nel settore turistico alberghiero. Realizziamo arredamenti su misura per bar, pasticcerie, gelaterie, supermercati. Attrezziamo cucine per alberghi, ristoranti, comunità ed impianti di lavanderia. Disponiamo delle migliori marche nel settore. Miele Professional ed Angelo Po Grandi Cucine. Con personale specializzato, vi seguiamo dalla progettazione al collaudo e vi garantiamo un'assistenza seria nel post vendita. Vasta gamma di macchine professionali per ogni esigenza. La tua azienda ha bisogno di competenza e professionalità. Prisma Forniture, un partner affidabile al tuo fianco. Ascom Confcommercio Isola d'Ischia, una realtà al servizio delle aziende. Associarsi conviene. Ecco alcuni servizi offerti ai nostri associati. Corsi di formazione professionale per titolari, amministratori, legali rappresentanti e dipendenti. Agevolazioni bancarie ed assicurative con i principali istituti nazionali ed internazionali. Sconti presso aziende e negozi convenzionati. Sconti particolari su veicoli commerciali aziendali. Riduzione tassa SIAE fino al 30%. Ascom Confcommercio Isola d'Ischia. Uniti per crescere. Salvato Elettrodomestici, partner gruppo Trilox The Family Store. Tanti prodotti, sempre all'avanguardia, sempre a prezzi super scontati. Ampia scelta per televisori e smart TV. Le ultime novità per smartphone e tablet, computer, stampanti e periferiche per uffici e per lo studio. Grandi elettrodomestici di ogni marca e misura. Piccoli elettrodomestici e tanti accessori. Macchine fotografiche. Da Salvato trovi tutti i prodotti che cerchi, al prezzo più conveniente e con rate personalizzate. Siamo ad Ischia, in via Traversa Giambattista Vico numero 12. Salvato Elettrodomestici. Altro che saldi, prezzi senza paragoni. Se cerchi le soluzioni per realizzare i tuoi sogni, scegli UNAS. Scegli Associazione Contro Soffittature. Rendi i tuoi ambienti più accoglienti, più belli, più vivibili. Le tue idee diventano realtà con archi e volte in erbo metal a cura di Edil Barbato Raucci. E con Poliedrico Ischia il tuo spazio prende forma. Il polistirolo è l'ideale per l'edilizia, cappotti termici e cornicioni, allestimento negozi e reparti termali. Ogni prodotto è realizzato ad Ischia su misura per te. Al fianco di architetti, geometri, decoratori, imprese edili, Poliedrico Ischia. E per restauri ricostruttivi e conservativi, scegli Mattera Stucchi. Soluzioni in cartongesso ad alta prestazione, acustica, idrorepellente ed antincendio. Operai qualificati realizzeranno i tuoi sogni. Associazione Contro Soffittature. Edil Barbato Raucci, Poliedrico Ischia e Mattera Stucchi. Il tuo asso nella manica. All'orizzonte c'è una nuova luce per la tua azienda. Tele Ischia, divisione pubblicità, per mettere la tua azienda sotto la giusta luce. Bene, allora ultimo giro per questa nostra trasmissione sui 10 anni da Montevezzi. Abbiamo detto più volte, ecco, le manifestazioni che ci sono state in questi anni. L'anno scorso è stata scoperta una lapide in piazzetta San Girolamo, gli interventi anche dei ragazzi, dei compagni di classe. E sentiamoci questa testimonianza velocissima di questa ragazzina. La sveglia non è la solita. La sveglia è quella di una bambina di 12 anni a cui viene detto: la tua compagna di banco non c'è più. Sono passati quasi 9 anni da quel giorno, che desiderei tanto non aver vissuto, ma ad oggi ciò che mi resta dentro, impresso nel cuore, è un nome: Giulia, il suo sorriso e la sua voglia di vivere, la sua timidezza e la sua paura del mondo. Lei che ci metteva un po' più degli altri a scambiare qualche parola, ma che quando voleva bene sapeva farlo sinceramente. Ricordo i suoi pensieri carini per me, i suoi teneri saluti e i suoi portachiavi fatti a mano con i miei colori preferiti. Averla conosciuta mi ha cambiato, perché non mi ha fatto capire quanto sia importante il valore della vita. La sveglia non è la solita. Beh, e questo era il ricordo così in pubblico di questa ragazzina, di compagna di Giulia, se non vado errato, una delle 3 figlie della signora Ossola, che hanno trovato purtroppo la morte quella domenica mattina di 10 anni fa a Montevezzi. Paolo, allora, in conclusione riassumiamo: che cosa lasciamo, cosa ci troviamo davanti, che cosa dobbiamo fare, cosa ci dobbiamo aspettare? Venendo proprio da queste testimonianze, da questi ricordi,
noi praticamente a portarci dentro la tristezza di quei momenti, l'angoscia che abbiamo provato, abbiamo, come dire, da recuperare le ultime energie che ci mettono nella condizione perlomeno di ridare dignità ai sopravvissuti che sono stati sfollati. Quindi abbiamo il dovere sacrosanto di tentare di portare a compimento tutto quanto previsto per alleviare i timori della zona, quindi le opere di bonifiche, per quello che il commissario di governo prima e adesso l'Arcadis poi stanno cercando di realizzare. Ma soprattutto, perché queste sono cose per limitare i danni materiali, ma per quelli che sono i danni morali, le aspettative di queste famiglie, dobbiamo cercare di trovare ogni modo e ogni forma per arrivare alla realizzazione degli appartamenti. Questo è l'obiettivo primario che mi propongo e ci siamo proposti come amministrazione per cercare di portare la parola fine a queste aspettative e soprattutto in qualche modo di alleviare il dolore di queste persone. Dicevamo Campagnano, il sito dove dovrebbero arrivare questi appartamenti. Campagnano è il sito destinato e dove tutti i progetti sono stati realizzati. È un terreno disponibile che faceva già parte di un insediamento che all'epoca non è stato realizzato per mancanza probabilmente di richiedenti e quindi di coloro i quali dovevano fare i mutui per poter realizzare le opere. E quindi sta lì pronto per essere costruito e non credo che si debba cercare altrove al momento perché sarebbe molto complicato. Quel sito ha l'indice giusto per poter realizzare quelle opere, ha la predestinazione e poi darà pure la possibilità di realizzare infrastrutture necessarie, ecco, perché quel sito in questo momento presenta anche delle criticità di recezione, soprattutto di acque nere, di reflui, di tutto quanto l'insediamento che lì sopra è stato realizzato. Più volte veniamo richiamati per quando fuoriesce dal troppo pieno. Non è il pretesto, è l'occasione per cercare di portare a compimento anche e a completamento anche quelle opere necessarie per cercare di bonificare oggi, ma comunque di rendere funzionare il tutto. Altrimenti ci troviamo di fronte ad un'eccessiva urbanizzazione della zona che nuocerebbe a se stessa, no? Mettere altra gente, altre case potrebbe far implodere la situazione se non vengono parallelamente fatti i servizi di cui sopra. Sono previsti, anche se molte di queste competenze, diciamolo pure, spetterebbero alle case popolari, quindi come ente autonomo e tutto il resto dovrebbero già essere intervenuti da tempo. Ma questa è l'occasione che con i fondi regionali andiamo a realizzare anche queste opere necessarie. Quantomeno per evitare di vedere ancora quegli spettacoli dei container. Soprattutto questo, credimi, se per caso dovesse esserci, qui la dico, ma non è come un modo di dire per cercare di creare altre aspettative, ma se ci dovessero essere ulteriori difficoltà a poter realizzare quest'opera, credo che bisogna scendere sul mercato, reperire gli appartamenti necessari che con quei soldi si possono facilmente comprare. Prima Peppe Brandi faceva riferimento ai campanelli d'allarme che suonano quando piove fino a, oltre un certo limite, eccetera, ma credo che tutto sia ancora funzionante, no? Anche la squadra d'assalto pronta ad intervenire, come era il COC, come si chiamava quello? Tutto questo è in fase di completamento, non di rodaggio, quindi sono situazioni, cioè una revisione di... sono situazioni che vanno allestite e poi vanno rodate e poi vanno rese disponibili alla bisogna. Al momento è tutto in fase organizzativa. Mi auguro che con lì quello che è successo oggi, cioè il battesimo delle deleghe agli assessori della giunta, si possa partire spediti ognuno per la propria competenza, sapendo bene cosa dover fare per poter provvedere anche a queste situazioni che stanno da troppo tempo ferme nei cassetti. Ma dimmi la verità, quante volte quando piove in un certo modo sei preoccupato, guardando verso Montevezzi? Sempre. Sono preoccupato per Montevezzi, sono preoccupato per Via Derivaz, sono preoccupato per Le Fogne, perché per quelli che sono stati i calcoli fatti all'epoca dalla Regione Campania e da quelle che erano le società di progettazione che ci fornirono tutti,
tutto quanto il necessario per poi dopo andare a fare le reti che stiamo facendo, io vedo che le bombe d'acqua non hanno nessuna possibilità di essere previste e nessun ingegnere ha dimensionato quello che sono anche le condotte praticamente in quello che sono le realtà di oggi. Quindi io sono sempre molto preoccupato. Sono preoccupato per tutti i cittadini e sono preoccupato per quello che poi è veramente l'aspetto complessivo del paese, perché ogni bomba d'acqua ci sono tanti e tali danni che poi diventa complicato poter risolvere puntualmente. Con allagamenti, tombini che saltano. Che sono i dissesti che si provano. E te lo raccomando. Chiaro. Peppe Brandi, sì. Allora in conclusione, cosa andiamo via con quali certezze e con quali punti interrogativi ancora inevasi? Noi andiamo via con le speranze. E le certezze ce l'ha data Paolo poco fa. Cioè nel suo intervento ha assunto una serie di impegni pubblici, solenni, condivisibili anche. Voi spetta pure a voi come televisione. Mensilmente fate il riassunto delle cose fatte da ognuno degli assessori, secondo le vele, e a Paolo lo spingerete un giorno sì, un giorno no, ad occuparsi. Con immenso piacere. Come? Con immenso piacere. Lo dovete fare perché poi questo è il vostro ruolo. Il mio ruolo di semplice cittadino è un ruolo speranzoso che questi problemi vengano affrontati, impostati dalle amministrazioni precedenti. Ogni amministrazione che ha concluso il suo ciclo amministrativo può fregiarsi con delle coccardine delle cose che ha impostate che poi successivamente fanno, perché poi c'è la continuità amministrativa. Nessuna amministrazione può essere giudicata a sé stante perché c'è un passato e poi c'è naturalmente anche un futuro. Quindi figurati io, che c'era qualcuno che diceva ad un certo punto che io dovevo cambiare occhiali per vedere la realtà delle cose fatte e non fatte dalle amministrazioni comunali. Sì, questo qui proprio con l'amministrazione Brandi, proprio con la nostra amministrazione, ed ero io quel qualcuno che dice cambiati gli occhiali perché non ti guardi bene attorno. Lui si riferiva ai videolesi. Poi c'erano gli audiolesi e lui doveva dire mettetevi anche gli apparecchietti. Poi ci stavano pure i tirolesi, ma di questi non parliamo perché i tirolesi non sappiamo in quale campo sono stati deprivati. Questo per dire quanto sia pimpante e allegro Peppino Brandi, piacevole averlo sempre. Grazie, con grazie. Quindi in sintesi dobbiamo essere speranzosi. La speranza è l'ultima a morire. Eh sì. Spes ultima dea. La speranza è l'ultima dea, quindi noi dobbiamo attaccarci alla speranza, però non all'illusione, che è la sorella zoppa della speranza. La speranza è una cosa e l'illusione è un'altra. Noi dobbiamo dare speranza. Paolo ha parlato, assumendo responsabilità, non è un illusionista, io lo conosco, è un uomo concreto. E gli voglio fare gli auguri, perché finalmente è assessore con delega, questo è un evento storico nell'ambito della politica del centro-sud, cioè un assessore finalmente riceve la delega, che sembrava un accadimento impossibile, metafisico. Ci hanno messo un po' di tempo. Il sindaco è un uomo che va con i piedi di piombo, riflette bene, con prima cautela e con i piedi di piombo, quindi ha fatto bene a rifletterci. Voglio solo chiedere a Paolo chi è che ha la cultura. Chi è l'assessore alla cultura? O questa delega non l'avete data perché è insignificante? No, Peppe, è stata data alla new entry Criscuolo. Non ho la gioia, vedremo sul campo che cosa saprà fare. La cultura, pubblica istruzione, deleghe anche abbastanza serie, impegnative. Certo. E quindi se con ognuno... Vedremo, saremo a guardare. Peppe, anche tu quando guardi a Montevezzi, quando piove più di tanto, hai dei timori? Ma guarda, ti devo dire, io all'inizio questa cosa non te la volevo raccontare, ma ebbi una premonizione, perché io dissi questa frase, Giovanni poi me l'ha riconfermata, ma anche Michele D'Arti, speriamo che non succeda niente, perché vi era una massa d'acqua che tirava lì giù a Montevezzi, quindi si localizzava proprio lì. Ma proprio si era fermata là, la nube si era fermata là e scaricava acqua. Tant'è vero che noi ci dovevamo fermare perché non si poteva viaggiare con le auto, non si poteva viaggiare e temevamo che improvvisamente incominciavamo lo scivolamento con l'auto. Quindi quello fu un fatto eccezionalissimo
che infatti lo stesso De Bernardinis, e poi venne anche con lui un climatologo, disse: noi ci stiamo, il clima nel mezzogiorno d'Italia sta diventando un clima tropicale, ci stiamo tropicalizzando, e nei tropici succede questo, improvvisamente una pioggia d'acqua imponente che dura un'ora, due ore, e poi dopo finisce tutto, esce il sole, e quindi le vegetazioni di questo fatto si menano vanto. E quindi qua, lo stesso è accaduto l'altro giorno, perché l'altro giorno in mattinata c'è stata una tirata di mezz'ora di acqua che era impossibile viverci, camminare. Io stavo a via Vittoria Colonna, all'altezza della Dolce Sosta, poco più avanti, l'acqua veniva dal Bar Vittoria alla Dolce Sosta e andava sui marciapiedi, quindi vi erano 20 centimetri di acqua. Indubbiamente sono quelle cose che ci spaventano, per le quali bisogna attrezzare. Lui c'è una delega importante e di grande responsabilità, perciò gli faccio gli auguri di lavorare bene per il paese. Allora, sappiamo quando abbiamo bisogno di avere un meteorologo che ci faccia le previsioni, chiameremo Peppe Brandi, così ci farà le previsioni del tempo. Sì. A breve. Dichiaro pubblicamente di non avere pesi al piano di sotto. Va benissimo, d'accordo. Chiudiamo con l'avvocato Giancarlo Manzi. Allora Giancarlo, in sintesi, dopo questa sera che cosa ci portiamo via? Tra le considerazioni espresse e quelle non espresse, insomma. Io sono un poco amareggiato, devo dire la verità. Perché? Sono amareggiato perché stasera e poco tempo fa ho sentito che stanno rodando questi impianti pluviometrici, no, o qualcosa del genere. Lui ha parlato di un'altra cosa, l'organizzazione di protezione civile. Protezione civile. Fisica. Ecco, che è una cosa un attimo diversa. Da quello che è il pluviometro, da quello che è le sirene che stanno lì e praticamente stanno. Io vorrei parlare dei piani triennali di intervento che allo Stato mi sembrano, così come all'epoca, siano stati lettera morta per quanto riguarda il comune di Ischia. Quindi auspichiamo che quantomeno vengano. Ma quantomeno che certi problematiche vengano affrontate proprio finché non si verifichino in futuro situazioni come Montevezzi, perché mi sa che qua manca un po' di pianificazione. Quindi, comunque, per tornare all'argomento di cui ti riguarda personalmente, gli appuntamenti abbiamo detto 30 novembre. 30 novembre, precisazione delle conclusioni, sperando che la Corte vada a sentenza e poi vedremo. Insomma, questi piani li facciamo, ce li abbiamo, non ce li abbiamo? Paolo, io ti riprendo per i capelli proprio perché altrimenti non posso lasciare così questa situazione inevasa. Anche per dare un attimo di soddisfazione all'avvocato Manzi che ha riproposto l'argomento. La Regione Campania ha predisposto quello che sono, ne abbiamo sentito parlare, le zone rosse, le zone bianche, le zone blu, cioè sì, tutte quello che sono le aree a rischio di frana idrogeologica, praticamente proprio esposte a queste masse d'acque che all'improvviso possono destabilizzare il territorio. Questo è quanto diciamo previsto dalle carte. Interventi sul territorio di mitigazione del rischio chiaramente passano attraverso quello che sono studi e progettazione che la Regione Campania dovrebbe man mano avviare e finanziare. Per la fattispecie di Montevezzi sono in corso le cose che poc'anzi abbiamo detto. Al Comune spetta il compito di organizzare una protezione civile seria con tutti quelli che possono essere gli allerta e il personale diciamo specializzato ai vari livelli che devono essere pronti alla bisogna. È chiaro che tutto questo non significa prevenzione, perché la prevenzione si fa con tutte quelle che sono infrastrutture mastodontiche per cercare di imbrigliare le montagne. Certo. Credo che questo non succederà mai. Cercare di prevenire disastri di questo tipo non facendo realizzare opere o addirittura non approvando in sanatoria quanto oggi prevede questo carteggio, dove per poter in qualche modo portarsi a casa delle approvazioni o dei permessi di costruire è necessario che si facciano studi e interventi che vanno nella direzione della garanzia della incolumità delle persone. Tutto questo noi stiamo attenti. Io ricordo che per che gli interventi all'epoca qualcuno suggeriva una sorta di terrazzamenti o comunque guardare al bosco in un certo modo. Insomma, ci sono state anche tanti che hanno fatto Noi non scopriamo l'acqua calda. Io
quando ho realizzato casa nel 1978, 79, 80 verso Via Nova dei Conti, io ho dovuto avere un permesso della forestale che con il progetto presentato che mi abilitava a realizzare in quella zona con delle prescrizioni, giusto? E non stavo al Montagnone, io stavo in un falso piano. Quindi questo tipo di attenzionatura al territorio esiste già da tempo, basta solo attrezzarsi anche in maniera individuale per far sì che questi pericoli vengano leniti o scongiurati dove è possibile. Quindi basta percorrere quello che sono le norme esistenti, perché poi non bisogna aspettare tutto da terzo, da questa entità sovrannaturale che è il comune o la metafisica che è la regione Campania. Credo che ognuno bisogna che in qualche modo si attrezzi e vada a capire e a trovare le soluzioni particolari che interessano quello che può essere il proprio ambito, sia familiare che professionale. Bene, detto questo, io credo che possiamo chiudere. Hai da aggiungere altro, Giancarlo? No, perfetto. Allora, grazie per essere stati con noi questa sera, grazie per averci seguito e noi ci rivediamo come sempre di giovedì in giovedì, sempre nelle vostre abitazioni e sempre alla stessa ora. Arrivederci.